Buongiorno, dunque oggi ci ritroviamo per l'ultimo weekend del, del Festival di Spoleto, siamo nella Sala dei Vescovi e io sono con Michele Dall'Ongaro e Piero Macarinelli. Il percorso molto importante di questo weekend che è, come dire, una, è intorno a Dante. Ovviamente sono nel momento dei festeggiamenti dei suoi 700 anni eh, dal momento della sua scomparsa e eh, ringrazio oh, ovviamente anche eh, il Comitato Nazionale per le celebrazioni che ha sostenuto eh, tutta questa operazione. Allora, la, il percorso è abbastanza complesso e, e interessante perché affrontiamo eh, Dante in modi molto diversi. Allora, comincerei da una mostra eh, che è stata promossa dal comune di, eh, di Spoleto e che si svolge nella sala, nel palazzo, nel palazzo, che è Dante nelle terre del Ducato e che è al palazzo Mauri. Allora, questo è un... un una mostra molto interessante perché ritraccia tutta la presenza che, eh, che Dante ha avuto sul territorio, con lettere, documenti e diverse cose che sono ovviamente di ricerca. E' eh, particolarmente interessante. Il professor Rodney John Locai che è stato il curatore o almeno nel comitato scientifico che ha curato questa mostra,. Ehm, Uh, sarà presente uh, probabilmente dei giorni, uh, in questi giorni uh, per, fare, per pilotarvi attraverso questa mostra. Un altro momento uh, molto atteso e molto importante è quello che, di cui abbiamo discusso a lungo con Michele Dallongaro qui presente che uh, souvrintendente de la santa cecilia président de la santa cecilia ne me ricordoe jamais mai euh... toutes les deux les eh <laughs> 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 per qu effectivement euh, era, li avait vos condiviso quand con lui l'idéea euh, dit Ritrovare eh, la musica ai tempi di Dante, soprattutto perché alla fine eh, nella Divina Commedia viene eh, citato. E dunque Michele mi ha detto: Ma è una cosa molto facile, ne sono anche in un certo senso uno specialista. Abbiamo eh, immaginato un convegno e, eh, al quale sto partecipando e che stiamo preparando e che sarà presente qui in questa sala domani. Domani ovviamente problemi Covid non sarà possibile accedere eh, alla sala, ma sarà tutto trasmesso eh, via, via internet. Dunque, sarà come dire, un momento in cui potete assistere e partecipare eh, direttamente. Un altro momento, e dunque, questo per il convegno. Non solo. Uh, domani sentirete anche le musiche che probabilmente poteva sentire Dante all'epoca, a Mi Michele ce ne parlerà uh, più a lungo. Ma, e dopo un momento importante perché è una produzione del festival, una delle rare dove siamo totalmente e totalmente produttori e ringrazio anche il MIC per averci aiutato in questo, il Ministero della Cultura. E la prima giornata della Divina Commedia che è messa in scena da Piero Macarinelli. Anche Piero, con un cast magnifico, ci spiegherà un po' di più eh, di che cosa si tratta e come hai immaginato eh, questa prima giornata. Passo la parola a Michele che effettivamente ci racconterà adesso come musica e convegno. Allora beh, io ringrazio, non sono uno specialista, sono, i specialisti sono quelli che daranno vita al convegno, io sono un testimone diciamo, informato dei fatti, mettiamola così. E non credo di essere l'unico a considerare la Divina Commedia come una sorta di libro dei libri. Qualunque sia l'argomento che avete in mente, cercando, leggendo la Divina Commedia, lo troverete sviluppato, ampliato, eh, studiato. È una e la musica, anche se non è mai nominata la musica, questa parola non appare mai nella commedia, c'è cioè di tutto ma non la parola musica. E la musica mh, ha ispirato intanto una quantità di compositori, no? l'opera di Dante, impressionante. Ho stilato un breve elenco. Salvatore Sciarrino, Giuseppe Verdi, Luciano Berio, Gheorghe Nesco, Luis Andristen, Ponchielli, Fonbiulov, Anton Rubinstein, Liste, Donizetti, Mercadante, Zandonai, Cejkoski, Rachmaninoff, Rossini, Ciscenco, castelnuovo Tedesco, Wolf Ferrari, Boris Blacher, Puccini, Domenico Guaccero e Lucia Ronchetti che tra l'altro sentiremo proprio qua nel festival. Hai ragione, mi, mi sono dimenticato e questo non è pardonabile, eh, Lucia Ronchetti ha, 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 ha scritto un'opera che si chiama L'Inferno che è prodotto dal, dall'opera di, di, no, di Francoforte e di cui è stato fatto un film che presenteremo domenica. Ecco, e per tornare al convegno, questa giornata di domani è un po' un corpo unico. Il un concerto dell'ensemble Micrologus, che è uno straordinario gruppo che si occupa proprio di musica medievale, anzi alto medievale in questo caso, che ha studiato un programma anche ragionando con Agostino Zino. Il professor Agostino Zino è il più illustre medievista che si occupa di musica eh, del, del panorama europeo e il curatore di questo convegno che si preoccupa di tre dei quattro aspetti che ci interessano. Cioè cioè qual era la musica ai tempi di Dante, qual era la musica che conosceva Dante e com'era che ruolo ha la musica nell'opera di Dante, in particolare nella Divina Commedia. Poi un altro capitolo sarà quello dedicato un giorno o l'altro, lo faremo ai compositori appunto che a Dante si sono ispirati. I protagonisti di questo convegno sono. Eh, studiosi di formazione e generazione diversa, cioè Thomas Persico che è il più giovane dei tre che proviene dalla filologia italiana poi Francesco Ciabattoni che insegna a Washington e che ha scritto un libro eccezionale in cui mh, dimostra una teoria audace ma sensatissima parla dell'inferno eh, e purgatorio del paradiso e l'inferno lo descrive per quel che è cioè un luogo di cui si racconta il paesaggio sonoro, questo è un tema credo che poi Macarinelli in qualche modo ha dovuto affrontare mettendo in scena ce lo dirà lui ecco non c'è vera musica sì c'è un corno a un certo punto evocato e un altro strumento che per le buone educazioni non ci una trombetta non... eh, dico... <ride> esatto e, 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 e poi invece nella, nel Purgatorio c'è la monofonia, il canto gregoriano chiamiamolo così questi, questa, è questo canto che viene continuamente evocato ma appare nel Purgatorio la polifonia appaiono i primi esempi di polifonia e questo dal punto di vista musicologico è il lato più interessante quanto conosceva Dante delle prime esperienze polifoniche della scuola di Notre Dame di cui si ritrovano poi però riflessi e, e, e paralleli nelle cattedrali a, a, a Pisa, a Padova Ecco, è presente anche questa polifonia, chiamiamola semplice. Ed è questa storia diciamo, della musica e del canto che si racconta anche nella Divina Commedia. E tutto questo sarà analizzato e anche più dettagliatamente dal terzo relatore che è Pedro Memensdorf, che tra l'altro è uno dei grandi protagonisti della scena musicale insieme a Cordi Savale, un musicista pratico che poi si è dedicato anche agli studi teorici. Quindi saranno un modo per vivere in maniera. è un convegno, ma è un'avventura. Io suggerisco a chiunque ami Dante di seguire questo doppio appuntamento, il concerto e il convegno, perché sono una parte unica e che ci racconta il paesaggio sonoro da Dante e in che maniera ha influenzato, come tutto quello che fa Dante, la contemporaneità. Grazie Michele, eh, ci saremo tutti eh, domani eh, al, al convegno, a parte la musica. Eh, devo dire una piccola cosa che quando ho cominciato a fare la programmazione del, del, del festival e dando lì come eh, ruolo principale eh, la musica. Sì. Ho percorso in fondo un territorio abbastanza vasto e mi interessava molto presentare anche la musica medievale, che è effettivamente poco sentite, e l'occasione di Dante è stata perfetta in questo senso. Ma adesso passiamo al teatro. Piero, questo tu stai provando qui già da, da più, più di una settimana. Sì, sì. prima, l'hai fatto anche a lungo a, a Roma. Sì. e dunque è, Qual è la tua visione, la tua lettura del, di, questo, di questi canti di... Ma guarda, sostanzialmente noi ci siamo concentrati con questo gruppo di attori molto bravi, Massimo De Francovic, Luca Lazzareschi, Manuela Mandracchi e Fausto Cabra, sulla musica delle parole. Nel senso è vero, nell'inferno non c'è musica, ma ci sono delle parole che risuonano. Ci sono delle parole che evocano e ci sono delle parole soprattutto che per la prima volta, credo che sia la prima volta che si tenta di fare questo esperimento, di rendere la Divina Commedia dialogica, cioè eh, la base del dialogo fra Virgilio, che è la sua guida, e Dante stesso. Perché questo? Per cercare di rendere il più comprensibile possibile la lingua dantesca, senza fare un lavoro di approfondimento a posteriori o a priori di note a piedi pagina. Cioè, tutte le edizioni che sono state fatte negli ultimi anni della Divina Commedia erano delle edizioni dove a commenti estremamente colti, estremamente preparati, estremamente fascinosi, seguiva la lettura del canto. Ma mentre il commento era straordinariamente chiaro la lettura del canto continuava a risultare leggermente oscura, se non totalmente in alcuni casi. Allora, la sfida è stata, non commentiamo nulla, ma cerchiamo di far arrivare tutto. Certo, ci sono alcuni termini che sono talmente desueti che necessitano di un aiutino gestuale, langue. Sarebbe il serpente per farlo arrivare e forse questo gesto aiuta nel contesto del, del codice semantico dantesco. Però ecco, questo è stato il lavoro su cui ci siamo applicati, eh, aiutati da un tappeto sonoro, ma non musicale, solo sonoro, creato da Franco Visioli e da un tappeto visivo che in qualche modo avvolge, ingloba questi personaggi nella magnifica chiesa di San Simone, che in parte è coeva, solo in parte, è coeva all'epoca dantesca, ma ha comunque questa struttura... Eh, Magnifica eh, di una chiesa a tre navate con abside centrale, anche se tutta eh, un po' della brea, anche se tutta un po' scrostata. Purtroppo gli affreschi non si vedono più, però c'è anche il brecciolino per terra. Quindi ci sembrava il luogo naturale dove provare questa rappresentazione, questa commedia della Divina Commedia. E ci siamo concentrati sui primi sette canti per una ragione precisa: perché. Eh, sono la prima giornata di Dante all'inferno, quindi dal momento in cui arriva e vede l'alba al momento in cui cade la notte, quindi aveva una sua logica a proporre questo ciclo della prima giornata di Dante all'inferno. Per fare questo lavoro naturalmente servono attori in grado di dominare completamente la parola, e di trasmetterla quindi al pubblico senza retorica e senza enfasi, ma coscienti di qualsiasi passaggio semantico, di qualsiasi, eh, di qualsiasi accento, perché poi appunto ricordiamo che la Divina Commedia è scritta in endecasillabi con delle terzine rimate, quindi gli accenti sono molto precisi. Questo non vuol dire però che l'endecasillabo terzina debba essere rigorosamente rispettato nella sua metrica. Può essere anche interrotto in alcuni momenti perché consente una maggiore eh, comprensione del testo, però interrotto in modo sospeso, per cui cioè, tu hai una, un respiro, una pausa, qualcosa che ti consente di chiudere poi la terzina. Ripeto, per far questo ci vogliono attori straordinari, per fortuna li ho avuti in De Frankovic, eh, eh, Lazzareschi, La Mandracchia e Cabra. Questo è un po' il, il nocciolo del progetto, a cui tenevo molto. Perché, beh, eh, insomma, la Divina Commedia poi, eh, dobbiamo sempre ricordarci che all'inizio si chiamava Commedia. Divina è stato messo 120 anni dopo e non è mai esistita per 120 anni una copia manoscritta di Dante. Cioè la prima copia che noi abbiamo della Divina Commedia è stata quella di Boccaccio, il quale ha depositato un eh, manoscritto sulla Commedia. Allora, in quei 120 anni, come si trasmetteva la Commedia? forse proprio come commedia e anche più recentemente senza andare a scomodare Boccaccio e loro, ma io ho una memoria precisa di 20-30 anni fa. Quando in alcune cascine o in alcune campagne, in alcune case popolari, il nonno si metteva e recitava alcuni versi della Divina Commedia, eh, Ulisse eh, piuttosto che l'incipit nel mezzo del cammin di nostra vita. È, è magnifico perché era una trasmissione orale di un linguaggio altissimo che però. Veniva recepito, veniva memorizzato. Eh, tu citavi Boccaccio, ne approfitto per ricordare che è da Boccaccio che sappiamo che Dante era un valente musicista, lo racconta lui. Proprio, cantava, suonava, faceva parte dell'educazione diciamo, di un personaggio con quel profilo avere una forte esperienza musicale che era un patrimonio comune. Infatti, abbiamo una musica diciamo, sacra, una musica popolare e una musica che già possiamo chiamare borghese, dove i testi di autori come Dante venivano cantati sul modello provenzale, francese. Dei trovatori, e quindi c'è questa bellissima tradizione raccontata anche nel Purgatorio. Ecco, noi abbiamo evitato accuratamente, non per disamore della musica, di cui siamo tutti innamorati, ma per amore della parola di inserire la musica nell'inferno dantesco perché Dante stesso non la prevede, come dicevi giustamente tu, lo maggior corno della fiamma antica. Ma una volta una la citta, ecco, ma eh, per il resto non la prevede proprio perché probabilmente prevede i soffi, i sospiri, i venti, le nebule, le tempeste, che sono un tappeto sonoro molto preciso, ma che non possono diventare musica perché forse lui non la voleva nell'inferno. Tant'è vero che invece parla della musica celestiale del paradiso e lì la vuole e come? E la cita più e più volte. Del paradiso. Nel parad Nell'inferno, scusa, eh, alzi una palla io la raccolgo subito perché il convivio Dante scrive: La musica è una scienza, è una scienza tra l'altro perché faceva ancora parte delle arti liberali. È una scienza che rende meno duro e malvagio il cuore umano e lo predispone alla contemplazione delle cose celesti. Il fine verso cui essa tende è la lode assoluta di Dio. Quindi all'inferno non c'è posto. Questo più o meno è quello che abbiamo cercato di fare, partendo se vuoi da una bellissima frase di Dante, non della Divina Commedia, ma dalla tredicesima lettera di Dante a Cangrande della Scala. E lui scrivendo questa lettera a Cangrande dice prima la letterale sentenza e appresso a quella la sua allegoria, cioè la nascosta verità. Questo è quello che in qualche modo abbiamo cercato di seguire e di svelare nel percorso, cioè prima di tutto la letterale sentenza, perché è fondamentale che il pubblico capisca quello che sta sentendo, la letterale sentenza. La nascosta allegoria è, può arrivare a qualcuno, a qualcuno no. Ieri sera c'era una spettatrice eccellente allo spettacolo che è André Chammat. E poi siamo stati quattro ore a parlare della, della scena del purgatorio quando Dante, e Virgilio, anzi Virgilio, dice che Dio ha liberato dal purgatorio solo eh, Mosè eh, e, e, e tutta la comunità ebraica. Allora ci siamo intortati in una lunghissima discussione su questa dimensione allegorica, però non è detto che tutti debbano fare queste discussioni né che possano approfondire a quel livello. L'importante è che capiscano quello che stanno sentendo. Monica, non so come siamo messi con i tempi. Ho una domanda per, per Maccarinelli. Ma sì, Prima alludevi diciamo, alla recitazione, alla scansione in decasillabo. Ecco, dicevi, non sempre devono essere, noi diremo, solfeggiate. Che Ma ecco, in che modo si entra... Si interrompe questo flusso senza eh, spezzare il ritmo, diciamo, senza... Però, un un esempio, considerando che io non sono un attore, eh? sì. se tu pensi ai primi tre versi, i primi tre versi sono Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita io ho rispettato l'endecasillabo e anche la terzina, però ho respirato cioè ho respirato dove serve respirare per far capire che cosa dice Dante perché se lo dico tutto rispettando solo la terzina o se lo dico all'ancien come nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selvo dopo un po' uno dice A beh, grazie per la splendida performance ma non ho capito <ride> Eh, allora verremo uno spettacolo assolutamente, allora io ho visto eh, alcune prove e devo dire è spettacolare anche oltre il fatto che per una adottata italiana dunque chi di Dante finalmente non fa parte della mia cultura cioè in Francia eh, si legge, si sa, ma poco eh, c'è una magnifica traduzione di Jacqueline Risset che effettivamente ci ha permesso di entrare un po' di più eh, nel testo per secoli e... lo avete ignorato eh? Te lo dico. Mm? per secoli lo avete ignorato, però avete Beh, alla fine ci siamo messi anche e la prova qui Ma anche, anche noi è a volte ehm. nel senso che siccome a scuola è una delle cose più ostiche perché devi capire la nascosta verità, la cosa, eccetera, alla fine quando uno esce dalla scuola dice grazie Dante, non lo voglio più incontrare per tutta la mia vita. Dopodiché, come è successo a me, compiuti i 50 anni qualche anno fa, ho detto "No, Voglio capire che cos'è Dante. E diventa entusiasmante, però solo quando sei in grado di metabolizzarlo e quando non te lo impongono come obbligo. Stessa cosa che vale per i promessi sposi Manzoni, che mm. molti lo odiano fino ai 40 anni, e poi dopo lo riscoprono e dicono: Ma ah, che meraviglia. E dunque, un. Ogni... Finiamo perché adesso fra poco comincia il concerto di mezzogiorno, tutti i concerti a mezzogiorno. Con a le prime Fittura. parti dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Pietro De Maria al pianoforte. E, e, in ogni caso lo annunciamo e non potete venire, siamo esauriti, non ci sono posti. Dunque... Ma... Per l'inferno. <ride> La stessa cosa per l'inferno. No, non lo diciamo così perché effettivamente no. è vero, è vero. Siamo esauriti anche per... E, Chiudo, sono andato a vedere le prove e devo dire che è, è affascinante, eh, oltre il fatto che sono entrato nel testo, e dunque questo è stato un grande pregio del, del modo in cui tu l'hai messo in scena e utilizzato gli attori, ho spinto gli attori a, a, legge, a, a recitare questo testo, tu hai tutto questo ambiente che sono effettivamente le porte dell'inferno, perché la descrizione di San Simone è esattamente eh, questo. Sì, e poi Sander Lunen e Fabiana Piccioli hanno fatto un ottimo lavoro di... Illustrazione di queste porte dell'inferno, nel sì. senso, senza essere mai didascalici, ah. nel senso che non ha mai usato un riferimento iconografico della Divina Commedia diretto, hanno creato un tessuto visivo che in qualche modo ti inglobasse, ma senza uh -huh. essere didascalico. Dunque. Abbiamo un, un weekend dantesco da, da seguire e spero che sarete tutti con noi. Grazie ai nostri due interlocutori. Grazie a te Grazie e a, te. a presto.